Buonasera e ben ritrovati a Salute 3.0. Buonasera naturalmente ai nostri telespettatori a casa in diretta TV e ben ritrovati anche ai nostri web conduttori Vittoria e Luca, che daranno naturalmente voce a tutte le domande che arriveranno attraverso Facebook, Twitter, WhatsApp. Vittoria. Certo, come ogni sera noi siamo qui e aspettiamo le vostre domande che noi cercheremo di darvi una risposta con l'aiuto dei nostri esperti. Potete scriverci su WhatsApp o su Facebook, in particolare per WhatsApp scrivete al numero 346 623 6858. Luca. Ecco, come ha detto bene Vittoria, siamo in diretta anche su Facebook e naturalmente potrete commentare chiedendo agli esperti oggi in onda qui con noi quali sono le proprietà dell'acqua, il benessere, stili di vita, insomma ormai avete imparato a conoscerci, cerchiamo di darvi risposte che spero vi siano utili nel corso della vostra vita quotidiana. Allora Luca ha anticipato il tema di questa sera perché parliamo, come sapete, il nostro appuntamento è per parlare di salute, di benessere, di stili di vita e naturalmente non potevamo non parlare di acqua, che è un elemento prezioso per l'ambiente ma anche è l'alimento base per la nostra alimentazione. Senza acqua tutto il nostro organismo va in sofferenza, insomma, per non dire anche peggio, insomma, perché sappiamo molto bene che è fondamentale l'acqua proprio per sopravvivere e naturalmente per questo dobbiamo bere. E quindi è la prima domanda che rivolgiamo subito al nostro ospite, il professor Sergio Gullini, un gastroenterologo. Buonasera professore, ben ritrovato, benvenuto tra noi. Allora professore, perché è importante bere? Sì, l'acqua è vita. L'acqua serve all'uomo come nutrimento essenziale e senza acqua, è ben saputo, non si potrebbe vivere. Ma l'acqua va gestita con attenzione, nel senso che anche per l'alimentazione non ci sono regole precise. Ognuno ha una sua quantità di acqua, ognuno può bere quello che crede utile per non aver sete. Questo è il primo principio di buon senso. Poi ci sono condizioni particolari nei quali è indicato restringere, perché a volte bisogna restringere anche l'apporto, o aumentare. Ecco, infatti la domanda che era proprio automatica era quanto dobbiamo bere, lei ce l'ha un po' anticipato, anche perché noi sappiamo che, insomma, quando si parla in famiglia, tra gli amici, ma soprattutto grazie a internet e sul web, questa, insomma, è un po' una domanda tormentone. Vogliamo approfondire un po' di più questo aspetto? Sì, questo è un aspetto che negli ultimi anni si sta cambiando proprio più in generale nell'alimentazione. Non c'è una dieta che fa bene a tutti, non c'è un tipo di alimentazione che fa bene a tutti. Non c'è una quantità di acqua che serve per tutti. Ogni organismo ha bisogno di essere valutato nella sua unicità, in quanto ognuno di noi ha un'altezza, un peso, una massa corporea e tutto questo sono correlati ai bisogni alimentari che abbiamo. Allora io direi che già questo, insomma, apre già diverse tematiche, ci ritorneremo durante la serata. Naturalmente viviamo a Ferrara che è, insomma, in una pianura dell'ultimo lembo dell'Emilia Romagna, una pianura che sfila verso il mare, che si definisce di terra e di acqua, un equilibrio importante, importantissimo, che ha bisogno di cure continue e che sono un compito preciso dei consorzi di bonifica. E questa sera a rappresentarli con noi c'è Franco Dalle Vacche, il presidente del consorzio di bonifica pianura di Ferrara, che ringraziamo. Buonasera. Presidente, di essere qua con noi. Allora, potremmo definire, diciamo così, il consorzio una sorta di servizio sanitario dell'ambiente, cioè, insomma, al posto dei medici voi avete i tecnici, gli ingegneri, gli agronomi, è così? Possiamo definirlo così? Direi di sì, questo suo paragone calza molto, rimaniamo nel perimetro sanitario. Di fatto la rete dei canali di bonifica, oltre 4.000 chilometri, sono di fatto l'apparato circolatorio del nostro territorio. E gli impianti idrovori sono i cuore, le pompe,
fin dei conti il muscolo cardiaco è una pompa e quindi senza questa attività il nostro territorio non potrebbe vivere. Ecco, in pratica, non potrebbe esistere. Infatti, dicevamo che in pratica l'acqua, come abbiamo sentito, insomma, è una risorsa importantissima per l'ambiente, ma insomma, vedremo anche per l'agricoltura, non porta solo dei benefici, perché se insomma, non viene gestita in maniera adeguata può creare danni. Infatti questo territorio senza l'attività di bonifica avrebbe una situazione del tutto diversa, metà del territorio sarebbe invaso dalle acque e anche lo stato ambientale della parte rimanente non sarebbe ottimale. Il consorzio di bonifica da una parte esercita un'attività di scolo, allontana le acque, parliamo di 1.500.000.000 di metri cubi mediamente in un anno, e d'altra parte immette nel sistema circa 500.000.000 di metri cubi a fini di derivazione, di irrigazione per l'ambiente e per le colture agricole. Quindi c'è un ricambio costante, ci vuole molto equilibrio. Quindi canali di irrigazione, lo scolo come abbiamo detto, gli impianti idrovori che insomma sono i vostri macchinari. Allora vediamo per entrare proprio nel vivo questa scheda, questo filmato che secondo noi insomma è molto eloquente, che dell'ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, insomma vediamo come ci descrive il lavoro dei consorzi di bonifica, vediamolo insieme. Portiamo acqua dove la terra chiede. Controlliamo, verifichiamo, riportiamo le acque negli invasi. La raccogliamo dove andrebbe perduta. La allontaniamo quando è troppa. La indirizziamo con opere costruite da uomini che diventano parte del progetto. Lavoriamo anche grazie a voi, che ci segnalate problemi e criticità. Lavoriamo per riportare equilibrio, dove l'equilibrio è stato modificato da costruzioni e nuovi insediamenti. E quando serve, interveniamo con briglie, canali, argini, casse di espansione per salvaguardare il territorio. È stata fatta una segnalazione da chi abita in questa zona perché ci sono fenomeni di erosione, la terra tende a franare e quindi il consorzio di bonifica è intervenuto con la costruzione di queste briglie. Ne ha costruite tre per rendere più regolare il flusso dell'acqua. E se non ci sono più i temporali di una volta, noi lavoriamo perché quelli di oggi non creino danni e non facciano troppa paura a chi vive in una zona a rischio. Vedete il lavoro di falciatura dell'erba, in questo modo poi si controlla anche la presenza di buchi o di piccole frane. Pensate, ci sono quasi 1.000 chilometri di canali. Siamo il consorzio di bonifica della Romagna occidentale e diamo un volto nuovo e bellissimo a quel niente che sembrava circondarci. L'acqua è la nostra storia, la bonifica, il nostro futuro. Ecco qua, siamo proprio entrati nel cuore con l'esempio di questo lembo, un altro lembo dell'Emilia-Romagna, però Presidente, in pratica i ruoli sono quelli. Assolutamente, questo filmato è stato preparato dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche che raccoglie tutti i consorzi presenti a livello nazionale e quindi diciamo da questo punto di vista c'è un forte coordinamento. L'Emilia Romagna, tutto il territorio è consorziato, esistono 8 consorzi in Emilia Romagna di cui uno è Ferrara, tra l'altro quello di Ferrara ha delle caratteristiche particolari perché siamo l'unico consorzio totalmente in pianura. Da una parte non abbiamo il problema dell'erosione legata agli Appennini e ai Calanchi, d'altra parte il nostro territorio è tutto sotto il livello del mare.
fare e quindi molto complicato. Ci torneremo. Intanto ci ha raggiunti anche il terzo ospite di questa serata, che salutiamo, il professor Vincenzo Brandolini, docente di chimica degli alimenti dell'Università di Ferrara. Buonasera, buonasera e benvenuto. Partiamo proprio dal discorso del consorzio, no? La bonifica, cioè fare il buono e farlo bene, significa, come abbiamo visto, abbiamo appena sentito, difendere quindi il territorio dalle esondazioni e anche toglierlo un po' dagli impaludamenti, però significa anche portare e distribuire le acque nelle campagne, come abbiamo anche visto nel filmato, per produrre, per aumentare la produzione agricola. Allora, professore, con lei praticamente chiudiamo un po' il cerchio della serata e quindi parliamo di ciò che si produce nella nostra terra. Ecco, una terra che ha bisogno di molta acqua. Sicuramente, perché oggi come oggi abbiamo passato un periodo di siccità che crea grossi problemi e con la siccità le produzioni soffrono, abbiamo delle perdite di produzione, ma soprattutto grosse perdite nella qualità delle produzioni, che oggi direi è il fattore più richiesto dal consumatore. Oggi si mangia per gratificazione, si mangia in senso qualitativo più che quantitativo. Una volta l'importante era avere il cibo della giornata, oggi abbiamo la fortuna di poter disporre, soprattutto in Emilia-Romagna, di cibi di altissima qualità che possono soddisfare tutte le esigenze. C'è questo aumento proprio verso, c'è questa sensibilizzazione quindi del cittadino verso la qualità del prodotto? Sicuramente. Oggi si cerca nella qualità anche la sicurezza alimentare, per cui sicurezza alimentare vuol dire salute, vuol dire benessere, vuol dire anche gratificazione. Questo senza acqua non è possibile raggiungerlo. E l'acqua, oltretutto, come diceva il professor Gullini, è fondamentale. Senza acqua non si vive, perché non avremo i processi digestivi, non avremo i nutrienti, possiamo mangiare, ma senza acqua non si vive. Allora, sentiamo Vittoria e Luca se ci sono già magari delle domande. Sì, è arrivata una domanda dal pubblico a casa, da Reggio Emilia ci scrivono e ci chiedono: quale acqua consigliate di bere per adulti o bambini, quella del rubinetto o in bottiglia? Ecco, allora qui abbiamo un gastroenterologo, abbiamo... Prego, professor Bullini. In linea di massima l'acqua del rubinetto è sempre da preferire. Il tecnico adesso potrà parlare invece delle acque minerali e spiegare le differenze fra le varie acque minerali, perché purtroppo ne abbiamo troppe, addirittura l'offerta è molto vasta e dietro l'offerta c'è sempre la pubblicità non sempre veritiera. Quindi entriamo già in un argomento molto delicato. A lei, professore, molto spinoso, vediamo come se la cava. Diciamo, abbiamo, innanzitutto noi siamo importatori ed esportatori di acque minerali. Che cosa garantisce l'acqua minerale rispetto all'acqua potabile? Una costanza nella composizione chimica. Nel momento in cui l'acqua potabile, che sicuramente, come dice il professor Gullini, è molto importante, è sicura perché al 100% viene controllata quotidianamente, possiamo dire che ha una variabile di composizione che è quella che eventualmente ci può spiazzare. Nella scelta acque minerali di un certo tipo o di un altro tipo dipende anche dalla persona che le deve utilizzare. È chiaro che se io utilizzo un'acqua per i bambini, per i neonati, non posso certo utilizzare un certo tipo di acqua, quindi molte case che producono latte in polvere consigliano un'acqua adatta per non modificare la composizione minerale. Quindi ascoltare sempre un po' i consigli degli esperti. Sì, ecco, questo è fondamentale, è un concetto poi qualitativo. Ovviamente e fidare, insomma, sentire certo il parere di un professionista. Chiaramente con il professor Dallevacchi non possiamo parlare in questi termini di acqua potabile, perché a voi, insomma, l'acqua per voi, come abbiamo sentito, è un bene che serve per irrigare, però ecco, le faccio già una domanda un po', se vuole, un po' provocatoria, perché comunque l'acqua che viene usata per irrigare, acqua che dà le bonifiche,
c'è la certificazione da questo punto di vista? Perché chiedo, non lo so, come funziona? La domanda è corretta. Allora, in questo paese che spesso ci sono incroci di competenze, le competenze qui sono molto chiare. Il consorzio si occupa dei volumi. Noi dobbiamo preoccuparci di veicolare i volumi, sia per allontanare le acque in eccesso e anche quelle di irrigazione. Abbiamo poi un rapporto molto stretto con ARPA, invece ARPA si occupa della qualità dell'acqua. Quindi c'è un ente che si occupa. Esatto, detto questo, i rapporti sono molto stretti perché è chiaro che su questa questione, su questa materia, ovviamente si collabora insieme. Quindi perché noi ovviamente, pur avendo questa competenza, dobbiamo essere attenti alla presenza eventualmente di inquinamenti. A volte si legge sul giornale una cisterna, uno sversamento, un inquinamento, quindi subito cerchiamo di confinare l'inquinamento e poi ci rapportiamo con ARPA. Quindi possiamo comunque dire che l'acqua che viene usata per irrigare, quindi per produrre prodotti agroalimentari, è un'acqua sicura. Certo, aggiungo di più. Ferrara, la sua provincia con le sue caratteristiche, è un grandissimo fitodepuratore. Abbiamo analisi, fatte ovviamente da ARPA e da altri, l'acqua che noi mettiamo da Po, quando attraversando la nostra provincia va a mare tramite il volano o il navigabile, la qualità dell'acqua che esce è migliore di quella che è stata immessa, perché viene filtrata da questo grande fitodepuratore costituito dalla campagna dell'attività agricola. Dopo poi andremo anche a vedere un po' i segreti appunto della depurazione, della potabilità dell'acqua. Io a tal proposito avrei già una domanda di un telespettatore che chiede perché ogni tanto i livelli dei canali in provincia di Ferrara sono così bassi. Quasi bassissimi, ecco. Certo. Si toccano diversi temi, immagino, Presidente. Allora, diciamo questo, il sistema è del tutto artificiale, l'acqua che, la bonifica quando è stata costruita, sono stati costruiti i canali per allontanare le acque. Quindi l'acqua che noi vediamo viene immessa dagli impianti idrovori in modo artificiale, in buona sostanza. Quindi, di fatto, l'attività degli agricoltori, l'attività irrigua che inizia intorno ad aprile e finisce intorno a ottobre, quindi quasi 8 mesi, fa sì che il sistema abbia acqua. Dopodiché si ferma la derivazione e quindi il sistema naturalmente va alle sue quote normali. Dopo, ovviamente, piogge e situazioni naturali possono modificare. Fanno la loro parte. È vero che questa provincia, nel momento che non c'è l'acqua pagata dagli agricoltori, tra l'altro, cambia un certo suo aspetto. È molto più bella quando c'è l'irrigazione, ha tutto un altro aspetto. Però questo è il tema, in buona sostanza. Gli altri 4 mesi le quote scendono, quindi anche per la sicurezza idraulica. Ecco, quindi è normale, ad esempio, vedere questo, cioè, proprio a memoria, capita di sapere che magari c'è il grande fiume in piena e poi certo. Ti trovi i piccoli canali di scolo molto molto bassi. È normale perché viene gestito dalla bonifica. Esatto, poi noi dimentichiamo, a volte non abbiamo memoria, l'irrigazione nelle campagne è qualcosa di relativamente recente, parliamo del 1970-80, i primi impianti di irrigazione comparvero in quell'epoca. Prima il sistema non aveva questa irrigazione, era molto più naturale e quindi i canali avevano quote molto più basse e non c'era questo elemento. In questi ultimi 30-40 anni l'irrigazione è diventato un elemento fondamentale, come diceva il professore, per le produzioni e per la qualità dell'acqua e per la qualità delle produzioni agricole. Ecco, quindi diventa anche fondamentale per il benessere della salute e per quello che mangiamo, certo. Giusto professore? Certo, è molto importante difatti fare attenzione da dove derivano gli alimenti che noi usiamo, perché gli alimenti prodotti con sicurezza in ambienti vigilati, in ambienti dove l'agricoltura è sviluppata ma anche attenta, ci danno una grande sicurezza. L'arrivo di prodotti da tutte le parti del mondo invece ci mette a rischio per quanto riguarda proprio la qualità nella produzione di questi alimenti. Una mela che viene dal Perù sicuramente non ha le caratteristiche di una mela che viene prodotta a Ferrara in Italia. Stessa cosa delle pere, tutta Emilia Romagna, anche insomma parte certo. della pianura padana. Insomma, per questo è molto importante, noi siamo particolarmente fortunati a vivere in una zona che produce frutta e verdura di altissima qualità. Perciò il chilometro zero da noi è veramente molto importante. Ragazzi, ci sono domande? No, al momento no, almeno io. Vittoria? Per adesso no, non sono arrivate. Allora, come rispetto a quello che insomma stiamo dicendo e quello che è un po' emerso, professore, è chiaro che insomma il vostro, lei il docente di chimica degli alimenti, c'è un ruolo strategico che voi fate anche proprio
nel cercare di capire, no? Di fare delle analisi, no? Per far sì che questo prodotto sia sicuro e garantito. Poi arriveremo anche a parlare di marchi, DOP, IGP, però perché è importante, insomma, questa branca della farmaceutica? Diciamo che noi fondamentalmente come università il nostro scopo è la ricerca, quindi la ricerca la indirizziamo a trovare metodi analitici che siano sempre più efficienti, più efficaci e che consentano di tranquillizzare anche il consumatore per evitare potenziali frodi, perché dove c'è business, dove ci sono soldi che girano, è chiaro che le frodi cercano sempre di essere presenti. Noi poi come italiani abbiamo, diciamo, il top mondiale dell'alimentazione, siamo conosciuti per questo e di conseguenza i nostri prodotti vanno a ruba, per cui le frodi sono abbastanza frequenti. Riuscire a metterle in evidenza, a creare quel concetto di rintracciabilità del prodotto che dia garanzia al consumatore che acquista un prodotto che effettivamente è controllato e garantito, è molto importante. In questo devo dire che i sistemi di sicurezza NAS, Ministero dell'Agricoltura, con i loro servizi di controllo in Emilia-Romagna sono particolarmente efficaci e possiamo vivere tranquilli. Ecco, a questo proposito, cosa può fare, diciamo così, anche il cittadino, no? Per prevenire? Perché ci sono, ad esempio, dei luoghi comuni che forse dovrebbero essere sfatati. Facciamo l'esempio, no, della frutta da mangiare con la buccia. Abbiamo parlato di mele, di pere. Si mangia con la buccia o senza, per esempio? Allora, personalmente io consiglio, quando è possibile, di mangiarle con la buccia. Perché di fondo la buccia rappresenta la barriera protettiva del frutto in cui va ad accumulare tutte quelle sostanze che oggi stiamo riscoprendo che hanno potenzialità antiossidanti e che servono a proteggere dalle cosiddette patologie del benessere, in particolare le patologie cardiovascolari. Quindi gli anticorpi della frutta stanno fondamentalmente nella buccia, però bisogna avere la garanzia che il prodotto sia stato realizzato con sistemi produttivi congrui, che non contenga residui tossici e quindi che io possa mangiare tranquillamente la buccia, perché a me oltretutto fa piacere mangiare la buccia. Quindi il problema degli agrofarmaci non si pone? Direi perché che è chiaro che c'è a livello italiano, a livello, diciamo, dell'Emilia Romagna c'è un controllo molto efficiente e soprattutto abbiamo un'agricoltura cosciente di quello che fa, con i diversi sistemi di difesa integrata, difesa biologica, se sono fatti secondo i disciplinari di produzione, possiamo dormire sonni tranquilli. Professor Gulli. Sì, io direi, per semplificare al massimo, che sicuramente il biologico, la frutta biologica può essere mangiata tranquillamente con la buccia. L'altra frutta, se prodotta nella nostra zona e in Italia, va lavata tutt'al più con un po' di bicarbonato, è più che sufficiente, e si può mangiare anche quella tranquillamente con la buccia. Bisogna essere sicuri che, come è stato appena detto, sia prodotta in modo... con certe garanzie la qualità, sì, di cui abbiamo appena parlato. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, restate con noi perché subito dopo torneremo a parlare di acqua. Allora, ben ritrovati in diretta Salute 3.0, parliamo di benessere, salute e stili di vita. Questa sera ci occupiamo di acqua. Allora, di acqua, ma anche, abbiamo detto, di bonifica. La terra di bonifica è una terra che ha arricchito la nostra industria agroalimentare perché, come abbiamo già detto nella prima parte, è stata strappata dalle acque. Allora, Presidente Dalle Vacche, ci sono delle colture per le quali questa terra è particolarmente adatta? Sabbiosi, quindi dedicati alle orticole, in buona sostanza, carote, radicchio. A Mesola abbiamo uno dei centri a livello europeo più importanti per la produzione delle carote, pomodoro stesso. E, come dico, qui in quei terreni viene di tutto, in buona sostanza. Quindi l'area del Mezzano, esatto, giusto per specificare. L'importante in queste sabbie avere l'acqua, questo è fondamentale perché di fatto la sabbia, diciamo,
è un terreno che permette proprio lo sviluppo di queste culture che hanno un apparato radicale molto leggero, molto superficiale, anche perché teniamo presente che questi territori verso mare sono territori salmastrosi di origine, erano fondi di valle, e quindi perché verso mare non abbiamo culture arboree, non abbiamo pesche, non abbiamo mele, non abbiamo pere? Perché queste piante hanno bisogno di apparati radicali più profondi, quindi scendere con l'apparato radicale è un problema, quindi zone da orticole. Al contrario, quando ci spostiamo nel cosiddetto Alto Ferrarese, abbiamo tutti gli impianti frutticoli, pere, mele, anche pesche, ma soprattutto pere, perché questi sono terreni vocati, terreni ricchi, ma anche qui ci vuole una quantità d'acqua ben dosata, quindi impianti a goccia, impianti localizzati e quant'altro. Quindi diciamo che il Ferrarese ha queste caratteristiche, in più il riso. In più il riso. Ovviamente si pensa che diciamo, le province tipiche del riso sono nella zona di Vercelli, di Novara, eccetera, parliamo di circa 180.000 ettari di riso, ma ce ne sono circa 8-9.000 qui nel Ferrarese, in particolare nella zona di Olanda, nella zona del Codigorese, perché sono terreni torbosi, terreni difficili, e la cultura del riso è importante. Inoltre il riso è una cultura tipica delle zone salmastrose, perché i grandi volumi di acqua che vengono introdotti in cultura del riso, immaginate che utilizziamo circa 11-12 mila metri cubi d'acqua, lavano, e quindi il sale viene allontanato. Quindi quando si fa bonifica, una delle prime colture per conquistare questi terreni di nuova generazione sono le risaie. Allora, veramente, questa è una lezione fantastica, solo per spiegare appunto nella provincia di Ferrara, province stesse, come cambia il paesaggio a seconda di come cambia, come ci sono appunto prodotti tipici e come il ruolo del consorzio è fondamentale. Chiedo allora a Vittoria e a Luca se ci sono intanto delle domande, voi interrompetemi tranquillamente. Sì, sì, sono arrivate delle domande, c'è in particolare una domanda sui filtri. Ci scrivono: ho un frigorifero americano con il filtro a carboni attivi, c'è qualche controindicazione a bere quell'acqua? È sicura? Allora, meno male che non ci hanno detto la pubblicità, perché esatto. Non bisogna fare pubblicità. C'è qualcuno che può rispondere oppure teniamo... No, professor? Posso semplicemente dire che i vecchi filtri a carboni attivi ormai non sono più utilizzati per un motivo molto semplice, perché purtroppo molte colpe ricadono sul consumatore, che per risparmiare non cambia questi filtri, per cui questi filtri hanno una determinata capacità, quando superano questa capacità di assorbimento cedono tutto in una volta e quindi bisogna cambiare spesso i filtri? Cioè, secondo le normative che dice il produttore, e allora ci sono dei margini di sicurezza. Però non esistono più ormai i carboni attivi. Questo è un concetto importantissimo anche per i sistemi di condizionamento. Ricordiamoci che vanno verificati, e i filtri che sono nei sistemi di condizionamento ogni anno dovrebbe essere per legge, se non sbaglio, ma anche nel privato vanno verificati e cambiati, perché nei filtri si concentra tutto quello che non deve passare, però a un certo punto se è troppo intasato poi lascia passare. Dobbiamo ricordarci come un aspirapolvere, no? Si cambia spesso il filtro dell'aspirapolvere, dobbiamo bisogna abituarci far manutenzione, purtroppo questo è l'aspetto. Abbiamo macchine che ci rendono la vita più facile, però se non sono ben tenute possono diventare pericolose e inquinare tutta l'aria o l'acqua che usiamo. Io ho una domanda da 1 milione di euro che penso interesserà molti di noi da parte di un telespettatore. Non so se telespettatore o telespettatrice, comunque la domanda è vero che bere tanta acqua fa dimagrire? Allora, io l'ho vista anche su internet questa domanda, però sì, non ero sicuro della risposta. Brandolini non riesce a entrare. Prego, no, vabbè, insomma, dobbiamo anche un attimo mettere dei paletti anche ovviamente a questi modi di dire, queste credenze, no? Prego. Sì. Ecco, la medicina attuale è divisa in due grandi parti. Una basata sulle evidenze, cioè noi sappiamo che certi tipi di antibiotico sono efficaci contro certi meccanismi, è dimostrato. Altre cose non sono dimostrate e ci sono, ognuno, entriamo nell'arte, ognuno dice quello che pensa, ognuno dice, però
Certo che se uno beve solo acqua e non mangia, probabilmente dimagrisce, ma credo che sia difficile andare avanti con un regime alimentare di questo tipo. Ripeto, l'unico vero problema è nelle persone che sono ipertese e prendono diuretici. In queste persone bisogna limitare l'acqua, perché se noi prendiamo un diuretico per eliminare i liquidi, se ingeriamo molti liquidi andiamo a contrastare l'azione del diuretico. Ecco, questo secondo me è una cosa provata e va limitata. Del resto bisogna bere quello che uno si sente di bere. Non c'è un regime per dimagrire a base di acqua e in tutti i casi sarebbe sconsigliabile sicuramente. Quindi, professor Gulini, lei ovviamente ha sottolineato l'aspetto delle patologie croniche che magari devono essere o un po' particolari, che devono essere un po' seguite dagli specialisti, però di norma invece è come stava dicendo lei, insomma, bere quello che, insomma, senza esagerare e senza però neanche frenarsi troppo. Professore, io ridevo perché è la domanda che mi hanno fatto negli anni alcune studentesse che, vedendo la pubblicità dell'acqua con la ragazzina semi-anoressica, mi dicevano: ma allora se io bevo quell'acqua dimagrisco. Qual era l'unica risposta che ho potuto dare? Sì, ma se bevi solo quell'acqua sicuramente dimagrisci, ma non so se campi. Allora, torniamo con il presidente Dalle Vacche. Volevo tornare un po' sul discorso del consorzio. Dunque, il logo della provincia di Ferrara è Ferrara, provincia di terra e acqua. L'acqua, come abbiamo visto, insomma, diceva anche il filmato di prima, è la nostra storia, la bonifica è la nostra storia, il nostro presente, ma è anche il nostro futuro. Ecco, allora, chi pensa un po' che la storia della bonifica sia passato un po' sbaglia, giusto? No, questa è una valutazione, da questo punto di vista, direi abbastanza sorprendente, specialmente qui a Ferrara, perché quando si parla di bonifica anche a livello nazionale o europeo, gli estensi, Ferrara è considerato un esempio in buona sostanza, anche perché spesso si dice il consorzio più importante, in realtà forse è il consorzio più impegnativo, premesso che tutti i consorzi di bonifica hanno situazioni complesse e gestionali. Tenete presente che questo territorio, come dico, sotto il livello del mare, abbiamo 380 dipendenti perché abbiamo un numero di impianti idrovori, 180 impianti idrovori e oltre 4.000 km di canale. Ci sono consorzi sicuramente importanti che hanno 20 impianti idrovori, quindi il confronto è diverso e soprattutto una superficie di pianura diversa. Quindi molto impegnativo. E la bonifica è questo territorio esiste perché c'è la bonifica, è l'elemento fondamentale. Non vorrei essere arrogante, ma se la bonifica si fermasse, nel giro di poche settimane, qualche mese, torneremo ad allagare oltre metà della provincia. Quindi ecco perché siete sempre all'erta. Quindi siamo sempre in attività. Dopo è chiaro che il consorzio, diciamo, forse ha una cattiva stampa, perché di noi si parla in un momento di difficoltà, allagamenti, crisi idrauliche, le famose cosiddette bombe d'acqua o addirittura siccità, l'opposto. In realtà diciamo, il consorzio svolge un'attività costante, quindi questi temi qui ovviamente vengono evidenziati nell'emergenza. Tornando al discorso delle produzioni, gli agricoltori ferraresi hanno una grande capacità professionale e grande passione, sono in grado praticamente di produrre tutto. Hanno bisogno ovviamente della garanzia dell'acqua, un'acqua, come dicevamo, di qualità, un'acqua garantita in tutti i periodi importanti. Allora, stiamo parlando di acqua ormai da diverso tempo, guardiamoci insieme questa scheda che ovviamente parla di acqua e ci dice quanto questa sia importante. È il nostro alimento base, quello di cui è composto per la maggior parte il nostro corpo. L'acqua è un alimento fondamentale anche per la nostra dieta, essendo per sua natura un solvente, ha la funzione di disciogliere e trasportare i principi nutritivi in tutte le cellule, di promuovere la digestione, di garantire la termoregolazione con la sudorazione anche impercettibile, di trasportare le scorie fuori dal nostro organismo. A seconda dell'età, della costituzione e del tipo di alimentazione, i nostri organi, i nostri tessuti sono costituiti d'acqua in maniera diversa. La percentuale d'acqua che compone il corpo di una persona adulta è equivalente a 45 litri.
Da giovani siamo decisamente più ricchi nei tessuti molli, nella pelle, nei tessuti connettivi e sottocutanei. In seguito, il tenore d'acqua si riduce progressivamente da una media del 75% del bambino piccolo a circa il 50% nella terza età. Addirittura, secondo recenti studi effettuati da ricercatori di bioingegneria all'Università di Washington, il contenuto di acqua reale nel nostro organismo potrebbe arrivare fino al 99%. L'acqua ha anche un importante effetto estetico perché, oltre a conferire forma e rigidità ai tessuti, svolge una funzione di ammortizzatore nei confronti degli organi più delicati come l'occhio, l'orecchio interno e il cervello. Questi infatti sono ricchi d'acqua, probabilmente le funzioni vitali appena elencate non ne rappresentano nemmeno la totalità, per il fatto che alcune delle attività importantissime svolte dall'acqua sono ancora semi sconosciute. Tutti gli organismi dipendono dall'acqua e ne contengono in quantità elevate. Si può davvero dire che senza acqua non c'è vita e che dalla qualità dell'acqua dipende la qualità della vita. Allora, senza acqua non c'è vita, dalla qualità dell'acqua dipende la vita, lo abbiamo sentito, avremo occasione poi di ribadirlo, però prima andiamo nella web postazione. Vittoria. Sì, ci scrivono da casa, è una domanda legata all'agricoltura, è un problema molto sentito e ci chiedono che provvedimenti ci sono per difendere le agricolture dalle nutrie. Ecco, questo direi che è Presidente. Allora, questo è un tema direi molto delicato, ma in realtà interessa tutto il territorio, tutta la provincia, non riguarda solo l'agricoltura, perché se si gira in automobile si vedono... Direi che riguarda non solo la provincia di Ferrara, ma insomma anche le province limitrofe. A me è capitato con la mia macchina di andare a sbattere contro una nutria, ho distrutto il radiatore e quindi voglio dire... Dei danni. Sono anche pericolose da questo punto di vista. Allora, qui la questione, come dico, è complessa, perché vorrei essere anche molto diretto, senza tanti preamboli. Io non comprendo un atteggiamento ambientalista così negativo da questo punto di vista, sul controllo di questa presenza. La natura è equilibrio. Natura equilibrio. Quando invece una specie di questo tipo, che non ha nemici naturali, si è diffusa in un modo anomalo su questo territorio, con tutte le problematiche dei danni che può comportare alla sicurezza idraulica e agli argini, comunque il fatto che è fuori equilibrio è un problema. Quindi? E quindi bisogna riportare la situazione in equilibrio, quindi bisogna fare delle attività di contenimento, ci sono dei programmi regionali, ci sono dei dispositivi diciamo normativi, ci sono degli interventi, ma vengono applicati con grande difficoltà perché sempre soggetti a situazioni anche, abbiamo letto sui giornali, denunce, ricorsi e quant'altro. Quindi, come dico, la natura è equilibrio e qui sul problema delle nutrie in questo territorio noi siamo andati fuori equilibrio. E quindi qual è il suggerimento dal suo punto di vista? Da dove si potrebbe partire? Il suggerimento è, visto che ci sono stati dei provvedimenti normativi e ci sono appunto tutta una serie di interventi legati all'abbattimento di questi animali, sì. Quindi alla riduzione del numero in buona sostanza, perché altri tipi di soluzioni... secondo me sono, come dico, parlo dal mio punto di vista, solo diciamo troppo teorici, e a fronte di questo ci sono dei rischi importanti perché le nutrie fanno delle caverne, erodono gli argini dei canali e creano appunto delle situazioni di pericolosità, perché quando un trattore, quando si percorrono queste capezzagne, quando passi con un mezzo sopra una caverna può ovviamente sfondarsi e finisci nel canale. Pensate, 4.000 chilometri di canali, abbiamo decine di migliaia di nutrie, ma sono in grado di fare delle... diciamo, la capacità riproduttiva di questi animali è enorme. E come dico, la natura è equilibrio e qui l'equilibrio non c'è. Secondo me bisogna fare degli interventi per aiutare, diciamo, il sistema e la natura a riportarsi in equilibrio. Ecco, perché l'appello a chi va fatto allora? Mi scusi, alle istituzioni? Diciamo, secondo me le istituzioni hanno già fatto molto, però c'è un aspetto, come dire, normativo e, come dire, teorico, poi c'è l'aspetto pratico, queste indicazioni vanno poi realizzate. Se quindi poi dopo bisogna sedersi intorno al tavolo e decidere, esatto, chi fa che cosa. Ma se poi dopo l'operatività sul territorio viene condizionata, okay, e viene impedita, chiaro, rimane tutto sulla carta. Adesso abbiamo capito. Allora, torniamo un attimo a parlare di agroalimentare. Professor Brandolini, a questo punto dobbiamo chiederci che cosa mangiare, no? La ricerca scientifica ha definito e determinato certe caratteristiche di eccellenze agroalimentare
agroalimentare del nostro territorio, quindi Marchi, l'Emilia Romagna direi insomma che regina. Allora noi quando parliamo di marchi ci viene in mente il DOP, viene in mente l'IGP che sono quelli più noti, però ad esempio c'è anche il marchio STG, la specialità tradizionale garantita. Allora in pratica questi marchi che cosa dicono, che cosa ci vogliono dire? Allora, ci sono delle differenze fondamentali. Quando si parla di DOP direi che DOP, denominazione di origine protetta, sta ad indicare un prodotto agroalimentare ottenuto con un disciplinare di produzione molto restrittivo che condiziona la produzione stessa, ne limita le quantità secondo criteri salutistici e nutrizionali importanti, perché altrimenti la Comunità Europea non darebbe questo marchio. È una trafila molto lunga, non è che si ottenga con facilità questo marchio. Servono anni. Noi addirittura per ottenere un marchio abbiamo impiegato 10 anni per ottenere quello definitivo. Che cosa vuol dire? Che il prodotto deve essere garantito, ma soprattutto realizzato all'interno di un territorio circoscritto. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. L'aglio di Voghiera. L'aglio di Voghiera, ok. Il parmigiano reggiano. Sono DOP dell'Emilia Romagna, molto importanti, conosciuti in tutto il mondo. IGP. IGP, indicazione geografica protetta. Cosa vuol dire? È sempre un marchio di alta qualità riconosciuto dall'Europa, però in questo caso è una regione determinata e non tutti i processi di lavorazione necessariamente devono essere fatti all'interno del territorio di produzione. Quindi posso, non so, confezionare fuori dal territorio di produzione, però in ogni caso deve rispettare dei disciplinari molto restrittivi che devono essere approvati prima dalla regione, poi dal Ministero italiano e poi dalla Commissione di Bruxelles. Facciamo anche qua un esempio di prodotto IGP. Ecco, parlava del riso, il riso del Delta. Noi l'abbiamo studiato ampiamente. Quindi abbiamo la provincia dimostrato di Ferrara e la provincia di Rovigo, giusto? Esatto, e abbiamo dimostrato la differenza e quindi la capacità di rintracciare eventuali frodi commesse a danno del riso del Delta, perché abbiamo evidenziato la differenza sia genetica sia di produzione dell'ambito locale, cioè del territorio, per esempio da quelli del Varesotto, da quelli del Piacentino, dove naturalmente tutti pensano sia nato il riso e sia la cosa più importante. Attualmente dicono che il riso del Delta sia il migliore. Stiamo promuovendo alla grande i prodotti. Lo dicono gli altri, non lo sto dicendo io. Allora arriviamo all'altro marchio meno conosciuto che è l'STG, la specialità tradizionale garantita. Sì, questo è un marchio relativamente recente che si basa su prodotti che hanno una tradizione consolidata nel tempo, ma che naturalmente, pur avendo dei disciplinari di produzione, dipendono moltissimo dalla regione, dalla zona e sono prodotti che possiamo chiamarli artigianali, ecco. Quindi hanno semplicemente una tradizione consolidata nel tempo. Esempio, le devo chiedere. Ma, diciamo, di esempi possiamo vedere alcuni tipi, non so, di mozzarelle, che non è la mozzarella tipica, che invece ha un'altra funzione. Ecco, allora, questi marchi tutelano anche la salute e l'ambiente? Sì, perché naturalmente questi disciplinari di produzione sono realizzati a protezione dell'ambiente. Questo è un discorso primario e fondamentale. Quindi quando il consumatore acquista un prodotto che ha questo marchio, esatto, è tranquillo dal punto di vista della qualità e anche della sostenibilità? Certo, e soprattutto oggi si guarda molto all'ambiente e soprattutto che il prodotto mantenga l'ambiente protetto e sicuro. È chiaro che le frodi ci possono essere, però i metodi che abbiamo messo a punto di rintracciabilità danno certe garanzie e dovrebbero scoraggiare le potenziali frodi. Domande? Sì, sull'acqua. Io ne ho una sull'acqua che chiedono praticamente: la nostra acqua di rubinetto, se la metto in bottiglia, conviene berla subito o può rimanerci a lungo ed essere conservata per giorni? Chi vuole rispondere? Professor Brandolini? Io posso dire che, come dicevamo prima, l'acqua del rubinetto è sicuramente garantita. Alle volte, purtroppo, o per le rotture della rete, che è molto ampia, che sappiamo avere delle perdite, per obbligo di legge viene trattata con il cloro. È sufficiente lasciarla in una caraffa per una mezz'ora, il cloro evapora
e sicuramente l'acqua dopo è buona, tant'è che se anche la si deve dare alle piante si consiglia sempre di lasciarla decantare. In questo modo il prodotto è garantito e sicuro, e soprattutto è il problema del gusto, che non sempre è quello che piace. Sentiamo, insomma, il professor Gullini, se vogliamo aggiungere qualcosa. Concordo pienamente con quello che è stato detto. Io bevo acqua di rubinetto, c'è un po' di battaglia in famiglia, ma penso che un'altra cosa, attenzione anche alle acque gassate, perché molte volte possono dare acidità di stomaco, e in persone che hanno reflusso o acidità di stomaco non va bere, non aiuta l'acqua gassata, anche se a volte sembra di digerire meglio. Ma in effetti noi andiamo a introdurre del gas nel nostro organismo che di solito non dovrebbe contenerne. Quando la gente si lamenta che ha la pancia gonfia, è perché in effetti la digestione non è perfetta e si produce del gas internamente durante la digestione. Se noi andiamo a portarne ancora di più con l'acqua minerale gassata, questo peggiora la situazione di tensione addominale e sensazione di gonfiore addominale. Quindi chi beve esclusivamente acqua minerale gassata, insomma, diciamo che... Qua ci sono persone che sicuramente lo possono fare, la digeriscono bene, non hanno problemi. Ci sono altre persone, specialmente i gastritici, nei quali, o chi ha un reflusso, nei quali aumentare la quantità di gas nel nostro organismo, nel nostro stomaco, può essere svantaggioso. Inutile chiedere acqua troppo fredda, acqua a temperatura ambiente. Guardi, questa è una diceria. Nel senso che il nostro organismo ha dei sistemi di regolazione, e se noi beviamo anche acqua fredda, quando arriva nello stomaco viene subito portata a temperatura normale. Questa è una questione psicologica e di abitudine. C'è chi beve, e io sono fra questi, acqua di frigo e non gradisco l'acqua a temperatura ambiente, ma è un fatto psicologico e di gusto personale. Allora, direi che andiamo in pubblicità, restate con noi subito dopo le vostre domande a cui cercheremo di dare risposta. Allora, ben ritrovati, Salute 3.0, benessere, alimentazione, stili di vita. Questa sera ci stiamo occupando di acqua. Acqua ovviamente come elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza, ma anche come elemento ambientale, visto che abbiamo in studio anche i rappresentanti del consorzio, il presidente del consorzio di bonifica. Allora, Vittoria e Luca, domanda. Proprio sul... Penso al Presidente Dalle Vacche, appunto, perché è una considerazione sul discorso che abbiamo fatto prima della pubblicità riguardante le nutrie nel Ferrarese. Scrive questo telespettatore: a Boara le nutrie stanno martoriando gli argini dei canali sulla via Copparo. Spero non siano un rischio per la stabilità delle nostre strade, che è un argomento poi che abbiamo toccato. Quindi prima. Siamo entrati proprio in una specifica nel vivo. Zona. Lo sono assolutamente, lo sono assolutamente. Tenete presente che questo territorio... diciamo, le strade, perché sono nate le strade in fregio ai canali? Perché il territorio non esisteva, e quindi quando è stata fatta l'opera di bonifica e che ha portato alla costruzione artificiale di questo territorio, erano gli argini, si faceva un argine e quindi di fatto su questi argini venivano costruite le strade, solo che a quell'epoca, parliamo appunto di secoli scorsi, su questi argini giravano birocci, giravano cavalli, giravano camioncini. Oggi invece girano autotreni, girano tutto un altro tipo di traffico, come quantità e come dimensioni. Quindi già questa convivenza strade in fregio ai canali è estremamente delicata. Se poi a questa situazione di traffico sempre più pesante e intenso, perché lo sviluppo economico è questo, certo, non possiamo immaginare di tornare ai cavalli o ai birocci, no. Di fianco, tra l'altro, con un'irrigazione importante, perché qui il sistema, diciamo, tutto contribuisce. D'altra parte, senza irrigazione importante non abbiamo le produzioni di qualità, non abbiamo uno sviluppo economico. La presenza delle nutrie certamente non ci aiuta, perché va ad erodere, diciamo, la stabilità spondale. Quindi interventi di difesa, interventi di manutenzione, costi importanti, e inoltre oggi c'era un articolo sul giornale sul problema della viabilità provinciale,
Ma come dico, la quantità di strade in fregio e canali è estremamente importante, quindi le risorse sono notevolissime e quindi cerchiamo di difenderci, cerchiamo di tamponare, dobbiamo anche essere onesti da questo punto di vista. Quindi cioè, il problema avete, è importante. Avete pochi fondi, mi sta, sì. sta dicendo abbiamo, questo. Lei, abbiamo pochi fondi i per fondi che abbiamo, dobbiamo distribuirli su tante cose, quindi strade, ponti, di concerto con i comuni. Oggi c'è un tavolo tecnico in prefettura proprio per lavorare insieme, perché quando ci sono problemi importanti e poche risorse bisogna mettersi insieme, bisogna lavorare insieme da questo punto e dare delle priorità. E dare priorità, però il territorio è grande, le strade sono tante, il traffico è importante, cerchiamo di intervenire di concerto con i comuni nei punti più delicati. Ma insomma, magari le zone che abbiamo detto rientrano nelle priorità, staremo sì, a vedere. Sì, ci stiamo lavorando, solo che allora, torniamo a parlare di acqua, vediamoci insieme questa scheda anche per cercare di capire e vedere se c'è qualche consiglio utile. Come l'aria, anche l'acqua fa parte degli elementi indispensabili per la nostra vita e il nostro benessere. Bisogna non scordare che siamo fatti per circa il 70% di acqua. Non bere abbastanza crea problemi di disidratazione spesso riscontrati in bambini e persone anziane. Il nostro corpo può immagazzinare e tenere come riserva glucidi e grassi, ma non l'acqua, che eliminiamo, non scordatelo, ogni giorno con la traspirazione, le urine e la respirazione. Se espelliamo circa 2 litri e mezzo al giorno di liquidi, dobbiamo recuperarne altrettanti attraverso gli alimenti come la frutta e la verdura, oltre che bevendo. Quando facciamo sport, dobbiamo bere molto perché ogni sforzo comporta una perdita d'acqua. Bisogna bere per reidratarsi e farlo ancora prima di avere sete. È opportuno bere prima, durante e dopo lo sforzo. Infine, alcune buone abitudini in famiglia. Abituate i bambini a bere regolarmente acqua. Bevete in piccole dosi e molte volte al giorno. Bevete di più quando fa caldo. Verificate che i bambini e le persone anziane bevano con regolarità, in modo particolare se la temperatura è elevata. Bevete la buona acqua del rubinetto. Allora, professor Gullini, anziani e bambini sentono meno la sete? Ma vorrei fare prima un commento a... Certo. Si vede una persona che beve dalla bottiglia. Anche questo è sbagliatissimo, perché bere dalla bottiglia fa ingerire aria. E bisogna tenere la bottiglia vicino alla bocca, il pertugio è abbastanza ristretto e per far uscire l'acqua si mette aria che viene bevuta. Ecco, specialmente in chi ha meteorismo, cioè si sente l'addome gonfio, bisogna stare attenti non portare dentro nel nostro organismo dell'aria. E bere dal collo delle bottiglie è un modo classico per portare acqua nel nostro aria nel nostro organismo. Quindi si versa in un bicchiere e si beve. Certo. E si beve così. Certo. Questa è una cosa. Per quanto riguarda, è stato anche detto, in linea di massima non c'è una quantità valida per tutti. Ogni organismo, in base al peso, alla struttura corporale, deve bere. E in base anche alla condizione del periodo dell'anno. È logico, se c'è d'estate si deve bere di più, d'inverno si può bere di meno. Ma quello che è importante è che la nostra cute sia sempre elastica, non sia disidratata, non sia povera in acqua, povera in liquidi. Teniamo presente che però è molto salutare introdurre liquidi con la frutta e con la verdura. Allora, guardi, la interrompo perché lei ci sta dicendo che assolutamente dobbiamo bere, però dobbiamo anche essere onesti, non sempre beviamo solo acqua, anzi, soprattutto certo. I bambini, ma insomma direi anche gli adulti, spesso insomma bevande zuccherate, senza insomma fare le cole, no? Anche per esempio il tè verde va molto di moda. Ecco, da lei, dal suo punto di vista, allora, come possiamo fare un po' di ordine? Il tè verde è un ottimo alimento perché, come è stato detto, apporta una grande quantità di sostanze benefiche per il nostro organismo. Ma il tè verde, in fin dei conti, è acqua con un derivato da una pianta. Mentre bere il tè verde non vuol dire bere zucchero.
perché noi lo possiamo bere senza aggiungere zucchero o aggiungendo una minima quantità. Quindi fare un infuso in casa con un... Perfetto, delirio. Perfetto. Altra cosa sono le bevande zuccherate, immagino. E qua andiamo proprio nel patologico. Il nostro organismo è stato abituato a bere pochissimi zuccheri per millenni. Lo zucchero è anche questo, lo zucchero raffinato, è una conquista degli ultimi 100 anni, diciamo. E perciò noi non eravamo abituati a assumere grosse quantità di zucchero, così come il sale. Ma rimanendo allo zucchero, è un alimento dannoso se preso in eccesso. Pensate che una bottiglietta di Coca-Cola contiene molti grammi di zucchero, anzi è quasi sovrasatura in zucchero. Perciò noi dobbiamo stare molto, molto attenti all'assunzione di bibite del commercio che sono arricchite di zucchero. Mentre una cosa diversa è se noi a casa ci facciamo una spremuta di arancio o anche un frullato di mela e beviamo questi prodotti senza aggiungere zucchero. Molto più salutare. Professor Brandolini, c'è qualcosa da aggiungere? C'è qualcosa da aggiungere, nel senso che quando mangiamo frutta e verdura l'80-90% è acqua, ma soprattutto è acqua mineralizzata in modo molto, molto corretto. Quindi normalmente il litro e mezzo che suggeriva il professor Gullini viene integrato con un altro 300-500 millilitri che noi otteniamo dagli alimenti e dai processi metabolici, per cui arriviamo a quei quantitativi importanti. Fondamentale però dal mio punto di vista è non aspettare di bere quando c'è sete, bisogna prevenire la sete, questo è il modo migliore per alimentarsi. Quindi praticamente quei dai 6 agli 8 bicchieri al giorno, ogni tanto, anche se non si ha sete, ci si impone proprio quando non c'è sete bere un bicchiere d'acqua, mezzo bicchiere, qualche cosa, perché questo aiuta moltissimo anche i processi metabolici. Domande, ragazzi? Sì, ne sono arrivate da casa, mi chiedono, bere acqua durante i pasti fa bene o male? Perfetto. No, non fa male se si distingue il momento in cui si beve. Bisogna, ancora una volta per non introdurre aria, bisogna bere una volta che si è finito di masticare, si è ingerito il cibo, poi ci si ferma e si beve. Se invece questo succede nelle persone che mangiano troppo in fretta e masticano male, poi per aiutare che il cibo segua la sua via, si beve dell'acqua per appunto cercare di spingere nell'esofago e nello stomaco il cibo. Questo non va bene. Bisogna masticare, finire bene la masticazione, fermarsi un attimo e bere. Allora, abbiamo parlato, voleva aggiungere qualcosa? L'acqua è fondamentale per assimilare i nutrienti. Se non c'è acqua non si assimilano i nutrienti. Adesso ci torniamo subito, perché adesso andiamo a vedere, ascoltiamo questa intervista, questa scheda, perché andiamo a curiosare l'impianto di potabilizzazione di Ponte Lagoscuro, che è gestito da ERA, per vedere che cosa succede nella fabbrica dell'acqua. Questi zampilli altro non sono che l'acqua che esce al termine di questo processo dopo che ha subito una sedimentazione, una decantazione. Quindi l'acqua che esce è semplicemente più pulita dell'acqua che è entrata. Quest'acqua adesso andrà sulla sezione di filtrazione, un classico filtro a sabbia, un po' come avviene al mare con la sabbia del mare, poi andrà verso altre fasi un pochino più spinte dal punto di vista del trattamento, che sono la fase dell'ozono, la fase di filtrazione sul carbone attivo, la disinfezione e poi l'immesso in rete lungo la distribuzione. Quando parliamo di trasparenza e purezza intendiamo fare riferimento al tema della qualità dell'acqua. La qualità la possiamo definire come qualità reale e qualità emozionale. Qualità reale è quella normativa e quindi trasparenza significa mettere a disposizione del cittadino i dati di controllo, le migliaia di analisi di controllo che ERA e le autorità di controllo quali ASL e ARPA fanno tutti i giorni sull'acqua che viene erogata dall'acquedotto. L'acqua potabile quindi è un'acqua assolutamente sicura da questo punto di vista, è un'acqua che si può tranquillamente bere, è un'acqua che è garantita non solo dal gestore, che come dicevo prima esegue migliaia di analisi ogni anno, ma anche dalle autorità di controllo.
Allora, professor Brandolini, l'acqua potabile è sicura, ci stanno dicendo. Sì. Direi che quello che è stato presentato sicuramente è vero, è la verità. Io ho lavorato anche con l'impianto di potabilizzazione, ci sono i miei ex studenti che ci lavorano e quindi ho la garanzia che sia al top del sistema produttivo, perché sono molto attenti, vengono fatti dei controlli efficienti e poi c'è tutto un sistema di allerta, per cui se c'è un inquinamento improvviso a monte, questo è importante, bloccare la captazione per evitare di contaminare quelle grandi vasche che abbiamo visto. Sono tutti sistemi che portano ad avere un'acqua sicura, garantita nel sistema di potabilizzazione. Qualche problema può nascere purtroppo dall'impianto di distribuzione, che sappiamo essere vecchio, spesso obsoleto. Nella nostra zona è abbastanza accettabile, ma se andiamo verso il sud, beh, arriviamo al 50% di perdite. Ci sta praticamente consegnando un po' la palla, perché proprio in questi giorni è arrivata un'infrazione dall'Europa proprio su questo argomento, soprattutto al sud. E, insomma, la questione è che proprio ci sono, come diciamo, degli impianti un po', insomma, datati. E questo porta anche dei costi molto molto elevati. Ma questo è un altro argomento. Esatto. Continuiamo sul discorso dell'acqua potabile, che dicevamo, insomma, comunque interessa anche il consorzio, comunque, no? Diciamo questo, noi ovviamente, come dicevo, ci occupiamo dei volumi, sulla qualità dell'acqua collaboriamo con ARPA e quindi questo è importante. Ecco, sull'acqua potabile volevo segnalare questo, in Emilia-Romagna, dicevo, ci sono 8 consorzi, c'è un consorzio di secondo grado che si chiama CER, Canale Emiliano-Romagnolo, che veicola l'acqua praticamente dalla zona di Bondeno, cioè l'impianto del Palantone, fino a Ravenna, fino a Rimini. Oggi tramite questa linea irrigua molto importante rifornisce anche gli impianti di potabilizzazione di Ravenna per l'acqua potabile, quindi è acqua del Po veicolata dal CER e portata agli impianti di potabilizzazione, quindi il legame tra bonifica e anche in questo caso acqua potabile in questo caso è fondamentale. Ravenna e tutto il Riminese, la costiera, diciamo, legata al turismo, senza il CER andrebbe in crisi, perché un turista giustamente vuole avere l'acqua di qualità. Tra l'altro, lei prima in pubblicità ci stava raccontando anche un aneddoto, sì, mentre stavamo parlando di zuccheri, diciamo, la storia dell'agricoltura è affascinante perché è la storia dell'uomo. La domanda è: come mai la barbabietola da zucchero viene coltivata in Europa? Com'è la storia? Allora, la barbabietola inizialmente era utilizzata per alimentare il bestiame. Lo zucchero in Europa arrivava, era la canna da zucchero, arrivava, diciamo, dalle colonie inglesi, dal Centro America. Napoleone, 1800, Napoleone domina in Europa, c'è il blocco navale inglese e quindi le merci non arrivano più in Europa. A questo punto qui siamo senza zucchero. Non a caso in Germania e in Francia c'è la tradizione di grande produzione, grandi zuccherifici. Si comincia a selezionare la barbabietola da zucchero, spostando quindi dall'alimentazione del bestiame all'utilizzo umano, e da qui c'è lo zucchero cosiddetto di barbabietola, quindi è legato a un evento bellico, a un fatto politico in buona sostanza. Anche di crisi, no? Di come crisi. Ha rilevato la storia, spesso nei momenti di crisi, no? L'uomo si ingegna e produce e riesce a produrre. Quindi è una cosa strana, interessante. Ragazzi, la nostra... Sì, è arrivata una domanda interessante. Ci chiedono: le acque sulfure di sorgente, sempre più rare, fanno bene all'organismo, come si diceva un tempo? Ok, chi vuole rispondere? Tu hai esperienza? No, sicuramente allora sono disintossicanti, perché le acque sulfure hanno il pregio di eliminare dal fegato il deposito dei metalli pesanti, quindi formano dei complessi e quindi hanno un grosso vantaggio. È chiaro che questo deve essere però dimostrato da prove farmacologiche. Noi siamo pieni di stabilimenti termali, alcuni di questi hanno, certo, l'abbiamo però a Lido.
Esatto. Dicevo, e quindi certo, ovviamente diciamo, non siamo storici, certo, ecco, non siamo tra virgolette. Storici. Però abbiamo Montegrotto, Abano, Salso Maggiore, sono tutte acque diverse. Se pensiamo, di solito quelle sulfure sono tipiche quelle di Sirmione, della zona di Sirmione. Certo. E sono, si dice, antiflogistiche perché aiutano moltissimo a livello, diciamo, di inalazioni, però anche berle aiutano e migliorano sicuramente. Professor Gullin. Sì, è una cosa molto interessante, tipica dell'Italia, perché noi sappiamo che anche i romani avevano dei ritiri dove andavano a fare, a usare le acque termali. E questo è molto importante anche dal punto di vista di prendersi un attimo di tranquillità e di cura del proprio corpo. È importante che ogni tanto, vista la nostra vita ormai frenetica, ci si fermi e si pensi al proprio corpo, per esempio facendo una bella passeggiata. Qua entriamo nell'argomento degli stili di vita, ovviamente. Certo. Tra l'altro ricordiamo che lei è anche presidente della LILT, la Lega Italiana, ovviamente, lotta ai tumori, quindi certo. È giusto per chiudere il cerchio. Prego, continui. Per questo mi interessa appunto questo, che il avere un buono stile di vita aiuta sicuramente a vivere più a lungo, e frequentare anche le zone termali vuol dire prendersi un attimo di pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni. Beh, io ho una domanda che è sempre legata all'acqua, ovviamente, però è più un consiglio, una richiesta di un consiglio ai nostri esperti. I miei genitori anziani non bevono tanto, consigli per invogliarli? Come vendergli meglio l'acqua, visto che c'era questo problema, lo dicevamo anche prima, del consumo. È vero, è verissimo, infatti gli anziani perdono, e qui il professor Gullini è maestro, lo stimolo della sete. Mangiano meno frutta, poi questo nasce molto spesso anche dal problema della dentizione, e quindi li rende meno appetenti, e di conseguenza si possono creare proprio problemi di disidratazione. Però magari ci possono essere, non so, degli escamotage per uscire. Certo, infatti penso che possa dire sicuramente qualcosa di più per l'esperienza che ha avuto. Sì, negli anziani per esempio è molto utile consigliare di assumere yogurt, che è anche questa una fonte di liquidi, di bere. Però anche qua bisogna non essere assilanti, perché è fuori discussione che essere troppo assilanti poi si creano nelle persone reazioni avverse. Allora bisogna parlare con le persone anziane, ricordare che è molto importante mangiare molta frutta, eventualmente se hanno problemi di dentizione frutta cotta oppure verdura cotta, e sicuramente anche mantenere un discreto quantitativo di acqua. Allora, io volevo tornare sul discorso, parlare ancora del consorzio di bonifiche con il presidente Dalle Vacche, volevo affrontare l'argomento dei cambiamenti climatici, che comunque oggettivamente, insomma, vi fanno un po' che vi creano tutti noi, ma insomma immagino che anche al consorzio facciano, insomma, non sempre un gran bene. Allora, i cambiamenti, insomma, sono chiari, siccità e in certi periodi a volte invece cade troppa acqua. Ecco, come possiamo fare però per educare in maniera corretta anche il cittadino? Cioè, può fare qualcosa il cittadino in questi casi? Non so, magari evitando gli sprechi quando c'è troppo consumo, non lo so, le chiedo, era una curiosità per capire se si può fare qualcosa. Ma diciamo, il consorzio, no? Diciamo questo, non è, diciamo, il cittadino può avere dei comportamenti, nel momento della crisi o della difficoltà, il cittadino può avere dei comportamenti che ci aiutano a difenderlo, nel senso che il cittadino in un momento di allagamento, in un momento di difficoltà, deve stare attento a non esporsi ad ulteriori rischi. E con i comuni, e stiamo mettendo a punto dei cosiddetti piani di rischio idraulico, nel senso che per ogni comune abbiamo una certa attività di collegamento, e in queste situazioni di crisi chi partecipa? C'è il consorzio, ci sono i vigili del fuoco, ci sono la protezione civile locale, eccetera. Quindi specialmente
in un ambito di cambiamenti climatici e di risorse limitate, l'importante è quelle risorse che hanno i vari soggetti sul territorio metterle insieme. Faccio un esempio molto banale. Impianti di sollevamento del consorzio, impianti di sollevamento anche del gestore dell'acquedottistica e soprattutto degli impianti fognari. Può andare in crisi un impianto fognario perché saltano i collegamenti legati appunto all'energia elettrica. Noi come consorzio potremmo dare una mano. Allora dobbiamo capire dov'è questo impianto, la strada di accesso, le dimensioni, portare un gruppo elettrogeno, può arrivare lì con quel camion, non quel camion, cioè è importante. Ci sono già i piani? Sì, aggiornarli. Ne abbiamo fatti già diversi con circa 8 comuni, con Ferrara, Magitorello, stiamo lavorando con Copparo, stiamo lavorando con Cento, ovviamente fatto un piano va aggiornato perché è importante il rapporto diretto tra le varie istituzioni, tra le varie persone, però le persone possono cambiare, trasferite, vanno in pensione, è importante che la procedura, che il sistema sia standard e quindi è molto più semplice operare nell'emergenza quando è già un po' preordinata da questo punto di vista. E quindi il cittadino, come dico, deve avere dei comportamenti, in fin dei conti oggi sul terremoto si dice c'è un terremoto, mettiti sotto un architrave, mettiti sotto un banco, non andare casomai sotto un balcone. Ecco, quindi va fatta crescere un'educazione anche in questo senso sugli allagamenti. Allora, andiamo in pubblicità, restate con noi perché così ci avviamo alla conclusione e scopriremo poi altre cose sull'acqua. Eccoci qua, ben ritrovati subito alla nostra postazione web per sapere se ci sono domande. Vittoria, Luca? Sì, è arrivata una domanda da una signora che ci dice: mio marito non beve mai acqua, nemmeno in bottiglia. La pastiglia la prende con il vino o con il latte? Quali conseguenze ci possono essere? Questa è un po' una provocazione, professore. Ma sicuramente rientriamo nella variabilità individuale. Come dicevamo. Ci sono persone che possono permettersi di andare fuori dalle norme della vita e degli stili di vita corretti. Sicuramente non è bene esagerare con il vino, non tanto come alimento ma come contenuto di alcol. Un bicchiere di vino va benissimo, fa bene, un bicchiere a pasto. Se si supera il bicchiere a pasto cominciamo ad andare nel discorsi più pericolosi. Il latte è una fonte di liquidi ottimale. Se uno decide di bere, di mangiare molta frutta, molta verdura, bere latte e poco vino, anche così si può vivere in salute. Luca? Sì, la mia domanda è interessante perché la telespettatrice chiede come può essere riutilizzata l'acqua piovana se si riesce a recuperarla, non so attraverso che modi, però sì, nella quotidianità della casa si può riutilizzare l'acqua piovana. Proviamo a sentire sia dalle vacche che Brandolini, non so. Chiedo, magari sentiamo Brandolini? Non so, l'acqua. Sì. Ma diciamo questo: l'acqua piovana ovviamente può essere utilizzata come scorta per irrigare le piante, irrigare il giardino. Balcone. Perché tutto sommato pensiamo l'acqua potabile costa una quantità spropositata rispetto a un'acqua grezza non potabile. Oggi nei sistemi più evoluti, anche nel discorso dei bagni, tirare l'acqua del nostro gabinetto che sia potabile è un po' un assurdo. È chiaro che avere una rete dedicata acqua grezza non potabile per questi usi e acqua potabile è difficile. Oggi negli insediamenti più moderni lo si fa. Quindi meno acqua potabile utilizziamo per utilizzi non potabili, scusate questo gioco di parole, no, è la cosa più corretta perché è un costo. Allora, volevo intanto affrontare un altro argomento che insomma sarebbe veramente poco deontologico non affrontare, perché noi stiamo parlando di acqua, ma noi siamo fortunati perché
di acqua ne abbiamo, quindi ci possiamo permettere anche, come dicevamo, abbiamo appena detto, di sciuparla, però dobbiamo ricordare che le cifre parlano di almeno 1,5 miliardi di persone che soffrono la sete e non hanno accesso all'acqua pulita. Ecco, da questo punto di vista ci sono dei progetti interessanti, molto importanti, di cooperazione internazionale proprio che interviene su questi temi. Ci sono delle associazioni che portano avanti dei progetti importanti, una di queste è il Soroptimis, che da anni promuove la cultura e la solidarietà. Noi abbiamo sentito la presidente del Soroptimis di Ferrara, Daniela Fratti, che è oltre a essere la presidente del club è anche un medico internista, è una ricercatrice e studiosa proprio di storia femminile, e lei ci parla in questa intervista di uno dei progetti che sta facendo appunto il Soroptimis a livello mondiale. È un progetto tuttora in corso che si chiama Pax per Aquam. Allora, sentiamo di che cosa si tratta. Pax per Aquam è stato un progetto europeo e nazionale del Soroptimis International circa 8 anni fa è iniziato, ma tuttora procede nel tempo, ed è stato un progetto incentrato eminentemente sul bisogno di acqua nel terzo mondo, diretto alle donne in particolare, perché sono loro le portatrici d'acqua nel terzo mondo e quelle più interessate allo scavo di pozzi e a tutte, diciamo, le ricadute che l'acqua ha sulla vita di ogni giorno. Quindi è un progetto molto ben inserito in quelle che sono la mission, in quella che è la mission del Soroptimis International, che è appunto quella di alleggerire la vita di ogni giorno alle donne che ne hanno bisogno nel mondo e ai bambini in particolare. Questo progetto si è concretizzato eminentemente nello scavo di pozzi in Africa. Noi come Club di Ferrara abbiamo partecipato ad un'iniziativa della rete dei club dell'Emilia Romagna, in particolare di Piacenza, con lo scavo di pozzi in Africa e in varie regioni dell'Africa. E abbiamo vinto anche insieme con la rete dell'Emilia Romagna il premio europeo per il migliore progetto destinato alle donne africane. Particolare successo ha avuto il progetto Nascere Bene nell'area del Mediterraneo, che è stato un progetto nazionale a cui io allora partecipai come incaricata nazionale di salute per il Soroptimis, e che ha visto la partecipazione di moltissimi club italiani, intesa proprio a migliorare le condizioni della nascita dei bambini nel mondo mediterraneo, italiano in particolare. Allora, per le popolazioni più povere, insomma, è molto difficile soprattutto scegliere tra acqua per usi agricoli e acqua per uso civile. Allora, partiamo dal presidente del consorzio. Qua a Ferrara ci sono delle colture che consumano più acqua di altre? Allora, il termine intanto consumano è un termine sbagliato. Che il consumo ha un elemento di distruzione negativo. Le colture agricole utilizzano l'acqua e poi la restituiscono, e accennavo prima tra l'altro che il nostro territorio è un grande fitodepuratore, quindi dicevamo 500 milioni di metri cubi di acqua derivata dagli impianti e poi viene restituita. È chiaro, come dicevamo, il riso, una cultura che utilizza molta acqua, come lo utilizza anche il mais o altre culture, però il termine appunto non ci deve spaventare. L'importante è non sprecare l'acqua. Siccome l'acqua costa, tra l'altro, e costa quella dell'acquedotto, ma anche costa quella che viene utilizzata in campagna, quando una risorsa costa, stia tranquilla che gli agricoltori, ma anche i cittadini, ci guardano. E quando una risorsa, diciamo, non c'è questa percezione, c'è questo atteggiamento di spreco. Oggi si diceva al telegiornale che le famiglie italiane distruggiamo 12 miliardi di alimenti, spreco quello in effetti è spreco. Quindi, come dico, il consumo dell'acqua, anzi, un territorio come il ferrarese, perché oggi ci sono anche queste situazioni un po' risparmiare. Se tu non risparmi, vieni classificato in una logica negativa. Ferrara è un consorzio che è rivierasco, siamo attaccati al mare, terreni vallivi, salmastrosi, sì. Cuneo salino.
Ferrara è un territorio che deve utilizzare e disperdere molta acqua nella falda, perché l'acqua, come dicevamo, come col riso, toglie il sale, altrimenti questo territorio si sterilizza. Quindi noi dobbiamo essere un consorzio, siamo anche in fondo, quindi il Po, quest'acqua finisce a mare, diciamo che noi l'acqua del Po in parte la deviamo lungo il nostro territorio. Cioè, e poi arriva al mare... È tutto un equilibrio. Esatto, che arriva al mare, diciamo, raccontando. Tramite il volano, tramite il navigabile. Quindi, come dico, Ferrara, rispetto a territori più all'interno, ha questo problema riverasco, quindi deve utilizzare e disperdere più acqua. Però ci sono colture che hanno... necessitano di acqua più di certamente, rispetto al riso, il mais Però ad esempio in maniera provocatoria anche il kiwi, perché si sta scoprendo ad esempio che l'Italia è tra i maggiori produttori di kiwi. Ecco, tenga kiwi presente, ha bisogno di parecchia acqua. Sì, tenga presente però cultura. Nel comprensorio ferrarese kiwi è una produzione estremamente limitata. Okay. Kiwi è più in territori diciamo più collinari, si trovano più in Romagna. Noi a Ferrara le produzioni dei kiwi sono certamente limitate. Perfetto. Allora, professor Brandolini, ecco, da questo punto di vista, la ricerca scientifica che cosa può fare? Un po' anche se può fare qualcosa, un po' per queste, non solo per le popolazioni ovviamente in Africa o quant'altro, ma insomma anche in situazioni dove, diciamo, ci sono dei disequilibri. Che come Università di Ferrara si fanno dei progetti di ricerca che sono sempre finanziati dalla Comunità Europea. Noi abbiamo partecipato a uno studio, per esempio, con il Sahrawi, che è una popolazione che non ha di fatto uno Stato, e quindi noi abbiamo avuto un dottorando che ha lavorato con noi e stiamo cercando di valorizzare le loro piante dal punto di vista farmaceutico. Hanno istituito questa università e insieme a dei gruppi di ricerca dell'università stiamo cercando di aiutare. Qualcosa. Si può fare qualcosa, volendo sì. Mi riattacco passando per l'acqua ad un tema che è quello della legionella, perché insomma è un tema di cui ogni tanto sentiamo parlare in maniera purtroppo negativa. Professor Gullini, come possiamo inserirlo in questo argomento? Sì, che è un altro tema importante. Perché la legionella ama gli ambienti umidi e viene trasferita anche nelle nostre case, specialmente nei grossi condomini, attraverso le condutture, così come negli ospedali. Perciò molte volte le persone, e succede anche al di fuori dagli ospedali, si possono infettare e avere brutte broncopolmoniti, che a volte sono diagnosticate in ritardo perché non sempre si pensa a questo tipo di infezione, e può essere dovuta a una doccia non troppo calda, a una doccia in un ambiente inquinato perché non si fa manutenzione. Ancora una volta anche la legionella, la prevenzione delle infezioni e della trasmissione della legionella avviene attraverso la prevenzione, cioè facendo le periodiche verifiche dei rubinetti, dei filtri e di tutto quello che interessa appunto il trasporto dell'acqua fino alle nostre case e fino all'utilizzo nei nostri bagni. Allora, immagino che ci siano delle domande. Adesso una domanda, sempre sull'acqua. Volevo sapere se è meglio l'acqua in vetro o in plastica. Come mai non esiste più il vetro a rendere? Allora, magari, ecco, sì, la esatto. Prima domanda più che la seconda. Plastica. Ma adesso c'è un allarme sulla plastica, perché bisogna essere sicuro che sia una plastica alimentare che veramente non contamini i liquidi. Perciò questo è una... Ma credo che forse tu puoi aggiungere qualcosa. Semplicemente oggi ci sono dei controlli, una volta si c'erano delle plastiche che in funzione del tipo di acqua, per esempio certe acque molto acidule potevano permettere l'accessione di monomeri, perché la plastica è un polimero di determinate sostanze. Quindi il vetro in quei momenti sicuramente era migliore, ma ha un grosso difetto, che è molto pesante e costa molto. Ecco, allora, in un prodotto forse come l'acqua, logicamente, il costo incide moltissimo. Quindi è molto più pratico utilizzare delle acque. Oggi ci sono dei sistemi di controllo sui polimeri che vengono utilizzati per le bottiglie di acqua, che devono essere rigorosamente per alimenti, ma
attenzione, non è soltanto l'acqua, perché alla fine noi mangiamo alimenti, se andiamo al supermercato è quasi tutto in contenitori di plastica. Il vetro è stato un po' abbandonato e quindi non c'è più il ritorno del vetro. Se pensiamo al latte, anche dove lo troviamo? Professor Gulli. Però una domanda di buon senso ce la dobbiamo fare. In Italia si consuma una quantità di acqua minerale come in nessun'altra parte del mondo. Anche in questo campo c'è un eccesso. E forse anche questo va ripensato e rivisto. E riequilibrato. Allora facciamo una cosa, torniamo a risentire la presidente del Soroptimis di Ferrara che ci continua a spiegare questo progetto molto importante, poi ritorniamo in studio per commentare. Sentiamo. Il Soroptimist, che ha come mission appunto il miglioramento della condizione femminile, è interessato all'acqua per ovvi motivi, perché l'acqua in questo momento è una grande ammalata nel mondo, ha bisogno di essere riportata in salute perché tende a mancare, tende ad essere usata a fini politici, tende ad essere sprecata e avvelenata. In tante regioni del mondo l'avvelenamento dell'acqua è un dato purtroppo di attualità e quindi sono molti gli aspetti su cui si può lavorare per migliorare l'acqua. Migliorare l'acqua significa migliorare la nostra salute, ma soprattutto migliorare la nostra sopravvivenza, perché noi siamo fatti prevalentemente di acqua e quindi siamo come delle piante che vanno incontro a gravissimi fenomeni di disidratazione ed essiccamento fino alla morte se ci manca l'acqua, molto più del cibo. Per migliorare anche nella vita di ogni giorno l'utilizzo dell'acqua e con sapienza, a mio modo di vedere, bisognerebbe partire dall'usare l'acqua dell'acquedotto, bere acqua di rubinetto. E anche se questo è un discorso un po' difficile, perché ci sono indubbiamente grandi interessi dietro all'acqua, dietro al mercato dell'acqua, rinunciare ad adempiere a questi interessi bevendo appunto l'acqua dei nostri rubinetti. Questo significa anche salute in più, perché si bevono molti meno sali. Allora, professor Gullini, insomma, anche la nostra presidente Soroptimis, che certo, diciamo anche un medico, è una collega. Sono affermazioni condivisibili e sicuramente bisogna fare un po' più attenzione all'uso smodato di acque minerali. Professore Brandolini, lei beve acqua del rubinetto? Sì, bevo acqua del rubinetto, bevo anche acqua minerale, quindi il problema molto spesso è fare attenzione a che tipo di acqua minerale si beve e soprattutto valutare le sorgenti, perché si trovano acque minerali che costano poco, con la stessa sorgente, siccome è pubblicizzata, costa tre volte tanto. Quindi leggere le etichette. Leggere le etichette. Allora chiediamo al professor Dallevacche se beve acqua potabile e poi magari andiamo anche un po' verso la conclusione per capire un po'. Sì, diciamo sì, bevo acqua di rubinetto, bevo anche a volte acqua minerale, diciamo sono un consumatore misto. Se così si può serve dire. Però un'educazione un po' al consumo, perché stasera noi abbiamo parlato, abbiamo affrontato tanti temi e insomma dovremmo un po' cercare di capire e tirare un po' le fila di questa serata. Le confesso che anch'io ho imparato alcune cose, perché non nascondo che a volte io bevo attaccandomi alla bottiglia e non sapevo che portavo dentro dell'aria. Adesso cercherò di non farlo da questo punto di vista. Ecco, allora come si possono promuovere, dicevamo così, questo consumo corretto nelle varie competenze? Che suggerimenti, da dove possiamo partire? Ma torno a dire, l'agricoltura utilizza l'acqua, è un elemento fondamentale, come è stato spiegato qui, per la produzione agricola e per la qualità soprattutto, non solo per la quantità. Quindi la risorsa deve essere assolutamente gestita. Oggi tenete presente, c'è una situazione di siccità importante, non piove nel nord Italia dai primi di dicembre, un po' come l'altro anno. Sulla stampa attualmente non c'è molta diffusione di questo problema, perché ovviamente con i disastri che sono capitati, purtroppo tremoto, è chiaro che diciamo passa un po' in secondo. Esatto, ordine. Però il problema c'è, e tra l'altro quando il Po ha portate modeste
c'è una risalita del cuneo salino, perché ovviamente il mare, non trovando quote del Po, entra. Il sale per noi è molto pericoloso. Vedete, il consorzio fa anche un'attività ambientale. Il boscone della Mesola, tutte le pinete dei lidi, dei nostri lidi, se non ci fosse l'attività del consorzio, sarebbero già sparite. Abbiamo un canale di gronda, che si chiama così perché è parallelo alla costa, dove questo è un canale in terra, dove noi portiamo acqua prendendola da, diciamo, non dalla foce del Po, ma molto più indietro, la facciamo praticamente camminare per decine di chilometri, e questo canale è un canale di acqua dolce a dispersione proprio per contrastare il cuneo salino. È una barriera naturale, altrimenti le nostre pinete, il boscone della Mesola, sarebbero già scomparsi. Quindi è molto importante. Questo per ricordare il ruolo fondamentale dei consorzi, se ancora qualcuno non l'avesse capito, visto che è dall'inizio della serata che lo stiamo dicendo, perché acqua, tante volte si dà per scontata, certo, la vostra attività, o sbaglio? Sì, è qualcosa di acquisito, come dico, godiamo un po' di cattiva stampa, perché finiamo sui giornali per allagamenti e siccità, quando l'attività del consorzio è 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Professor Brandolini, sì, cosa... Sempre il discorso degli agricoltori. Oggi abbiamo un'agricoltura molto valida, anche perché utilizzano l'acqua quando è necessario. Quindi il discorso dell'irrigazione goccia a goccia è un grosso... Una volta facevano volumi di acqua spaventosi in agricoltura perché pensavano facesse bene. Oggi con l'irrigazione goccia a goccia stressano la pianta al punto giusto in modo che sia in grado di produrre anche quelle sostanze antiossidanti che sono a protezione della pianta e che noi ingeriamo, e questo ci consente, come dice poi il professor Gulini, di migliorare quegli aspetti che possono prevenire la seconda patologia del benessere, che è il tumore del colon. Ecco, questo ci dà lo spunto per parlare della giornata mondiale contro, appunto, sul cancro, no? Contro il tumore. Sabato 4 febbraio. Sì, sì, sì. In tutto il mondo si ricorda appunto l'importanza della prevenzione nella lotta al tumore e si richiama appunto la utilità dei corretti stili di vita. Ecco, infatti ogni giorno in Italia, questa è la statistica proprio di poche ore fa, quasi 1000 persone si ammalano di tumore, quindi non tanto legato, come dicevamo, all'invecchiamento, che sicuramente è importante, certo, però quello che va sempre ribadito è, come diceva lei, ma finalmente ci sono lo stile di vita, insomma, le azioni, certo, quotidiane. E ci sono finalmente prove scientifiche che dimostrano, per esempio, che camminando i 10, i 20 minuti al giorno si hanno dei benefici nella qualità e nella lunghezza della vita. Ci sono lavori statistici che stanno dimostrando che alimentandosi correttamente, e non ci sono alimenti che fanno male di per sé e alimenti che fanno bene, è l'equilibrio fra gli alimenti con una giusta alimentazione, appunto, che ci può permettere di vivere meglio e più a lungo. Allora, abbiamo pochi minuti, magari sì, per l'ultima domanda. Essere domande. Come sempre. Allora, si può bere l'acqua filtrata con addolcitore? Il sale fa male a chi ha la pressione alta? Allora, acqua addolcitore, sale, chi risponde? Beh, per il sale sicuramente fa male a tutti, anche qua in eccesso. La giusta quantità, che sono pochi grammi durante il giorno, va bene. L'eccesso fa male, e fa male in particolare a chi ha la pressione elevata. Acqua addolcitore... Gli addolcitori, se addolciscono troppo, diventa quasi acqua distillata e non serve bere questo tipo di acqua, perché noi dobbiamo con l'acqua portare i sali minerali. Il concetto di sete vuol dire che abbiamo nel sangue uno squilibrio per cui dobbiamo portare sali minerali, e li apportiamo principalmente con l'acqua che andiamo a bere. Quindi l'addolcitore cos'è? Un po' una moda? Sì, no, gli addolcitori sono quegli scambiatori. Certo, però c'è questa... anche molta moda, e quindi, perché si pensa sempre di togliere tutti gli inquinanti, tutti... Che, però in realtà abbiamo visto come l'acqua del rubinetto è inutile addolcirla, perché è già fatta bene così. Dunque, io flash, sì, se possiamo, dai, certo, volo, lavarsi troppo crea problemi alla pelle? Sì, non è tanto il lavarsi che può creare problemi, perché l'acqua di per sé non è irritante, è che se ci si lava con saponi non adatti, con saponi irritanti o con shampoo irritanti.
Allora, laddove, quando ci si lava, bisognerebbe usare prodotti che non irritano la cute e saponi neutri, e allora non c'è un danno dell'acqua sulla cute di per sé. Allora, io direi che andiamo verso la conclusione. Naturalmente non potevamo finire se non con un bel bicchiere d'acqua che abbiamo anche dato ai nostri, insomma, ospiti, perché a forza di parlare di acqua e soprattutto acqua del rubinetto. Ringraziamo naturalmente tutti voi che ci avete seguito da casa sino adesso, ringrazio gli ospiti, Vittoria e Luca naturalmente. Grazie. Noi ci ritroveremo Buonasera. Qui fra 15 giorni con Salute 3.0 e naturalmente buon acqua a tutti, arrivederci.